Io sono qui con Enrico Brizzi con il suo ultimo lavoro che è chiaramente Enzo, è riferito ad Enzo Ferrari e in effetti oltre a partire veloci partiamo proprio col botto, partiamo con una delle storie d'Italia, una delle storie più importanti che ci rappresentano nel mondo. Tra l'altro tu ne parli proprio iniziando da quella che è la nascita di Enzo Ferrari, ne parli della madre, parli di tutte quelle cose che in realtà forse non tutti possono sapere e le trovano qua dentro. Enzo. Buongiorno a tutti. Sì, con questo romanzo ho cercato di raccontare quello che c'è dietro un nome iconico dell'impresa, delle eccellenze italiane. In tutto il mondo si sa che cosa significa Ferrari e il nome Enzo, basta cercarlo su Google e dà in primo luogo e a stragrande maggioranza il risultato Enzo Ferrari. Quello che mi incuriosiva, in particolare da Emiliano, cioè figlio di una terra dove questo culto è fortissimo, era provare a basarmi su dati storici, ma provare a immaginare chi è il ragazzo dietro il grande uomo che arriverà. Ma secondo me il bello della tua intuizione in questo racconto, avendo sfogliato un pochino le pagine, è il fatto che tu sia riuscito ad andare a descrivere proprio un ambiente, un momento, un periodo che è quello dell'inizio del 1900, che praticamente nell'899 nasce Enzo Ferrari. Ma tu racconti praticamente, fai una fotografia prima di fare un racconto, è giusto? Sì, Ferrari è del 98 e la prima scena del libro è del 1899, l'ultima festa del santo patrono di Modena, tra palchi, quei teatri dei burattini, stand, diremmo oggi, da fiera, sapori genuini. A un certo punto la signora mamma di Enzo Ferrari, che ha Enzo frugoletto in braccio e il fratellino di poco più grande che le trotterelle accanto in mezzo a queste attrazioni, si rende conto che si scatena il caos. Tutti scappano lungo la Via Emilia, lei si mette al riparo di una colonna del portico, all'inizio non capisce che cosa abbia portato questo trambusto e poi lo vede coi suoi occhi il motivo del trambusto. Sta arrivando, come dice la gente intorno a lei, un calesse senza cavalli, cioè per la prima volta la città vede un'automobile e doppio shock per la signora. Alla guida dell'automobile, come dice il fratellino di Enzo indicando il pilota, ma quello è il mio babbo, c'è suo marito. Il padre di Enzo Ferrari è stato storicamente uno dei primi automobilisti dell'Emilia-Romagna e tra i primi d'Italia. E quindi mi piaceva raccontare la storia di un uomo che ha il destino, abbastanza raro se ci pensiamo, di essere perfettamente coetaneo di quella che diventerà la sua grande passione. Enzo Ferrari e l'automobile nascono insieme. Enrico, buona giornata, io vi ho raggiunto. Buongiorno. Dovessimo sintetizzare, no? Mentre scrivevi questo romanzo, le tinte di questo romanzo, mi verrebbe troppo facile dire Rosso Ferrari, no? Oppure quello che è il tono, l'aria che si respira, quali sono le parole chiave che tu hai tenuto a mente nel trasmettere la storia di Enzo Ferrari? Ah, sto al gioco e provo a risponderti con parole chiave, come farebbero sui social con gli hashtag, Ecco, gli hashtag di questo diciamo. romanzo, quali possono essere? Li sparo grossi, però diciamo Emilia Romagna e quindi Fellini, Quindi c'è tanto della sua terra. Novecento di Bertolucci da una parte, delle atmosfere tipiche della terra di Enzo, che poi un po' di anni dopo è diventata anche la mia, dall'altra parte. Ragazzo e sogno, cioè due parole che ci sono nel sottotitolo, il sogno di un ragazzo. Enzo Ferrari da adulto, ormai capitano d'industria celeberrimo, alla domanda: ma come ha fatto lei a arrivare a conseguire dei risultati così clamorosi? Ha sempre risposto: io nella vita ho avuto un solo sogno, diventare Enzo Ferrari. Risposta da uomo Banale, molto cioè sembra sicuro di banale, sé, cioè. e che lui si poteva permettere, diciamo. Però in realtà credo che nessuno da ragazzo abbia idea di che cosa voglia dire sognare essere se stessi. E qui ci sono anche le esperienze di
di tutti i ragazzi, il primo amore, le amicizie, la rivalità con un fratello, tutto quello che è capitato anche a tutti quelli di noi che non sono diventati e non diventeranno mai Enzo Ferrari. Sappiamo che sei di corsa in mezzo ai 1000 appuntamenti del salone, quindi ti lasciamo andare, però una curiosità, la pagina più difficile da scrivere, quella in cui capivi che tra storia e parole e descrizione magari ci mancava sempre qualche cosa, allora hai rivisto e rimodificato più volte. La pagina più difficile da scrivere è la prima, però quella in cui a me capita ogni volta, ed è successo anche finendo di scrivere questo libro, capita di mettermi a piangere, è sempre l'ultima, perché vedi andare via i protagonisti di un libro che nel tempo del lavoro sul libro stesso sono diventati i tuoi amici, li vedi partire e ti vengono le lacrime. E il taglio del cordone ombelicale? È come essere sulla banchina di una stazione, vedere questo treno che parte e delle persone immaginarie, che però per te sono diventate persone vere durante i mesi del lavoro, se ne vanno e se ne vanno per sempre. Questo è l'aspetto straziante, perché è un libro che ti è piaciuto leggere, lo potrai rileggere molte volte, ma un libro che hai scritto non lo potrai mai riscrivere. Allora, ti faccio una domanda diversa rispetto agli altri ospiti. Noi abbiamo uno specchio e chiediamo alle persone che vengono a raccontarci il proprio libro, la propria storia, cosa vedono attraverso lo specchio. Io mi permetto di non chiederlo a Enrico Brizzi, ma di chiederlo a Enzo Ferrari. Se ci fosse Enzo Ferrari qua oggi, tu ce ne hai raccontato la storia, quindi chi meglio di te può in qualche modo conoscerlo. Nel 2023, oggi, Enzo Ferrari attraverso lo specchio che parola leggerebbe? Vado? Vai. Avanti tutta. Sì, ne hai messe due. Avanti sì, tutta. Vai, Enrico, noi ti lasciamo agli belli impegni di questo salone, grazie di esserci venuto a trovare. Grazie a voi. Per Harper Collins, Enrico Brizzi, Enzo, il sogno di un ragazzo. Buon salone a te. Buon salone a tutti.